Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappolia TV. Oggi è venerdì, quindi facciamo la ricetta giapponese. Oggi cucinerò tori to kinoko no takikomi gohan, cioè il riso con il pollo e funghi. Questa ricetta a me piace un sacco e lo faccio spesso. Facile, economico e buono. Secondo me in Italia questo sapore non c'è, quindi questa è buona occasione di scoprire il nuovo sapore. Quindi provatelo. Ok, iniziamo. Questi sono gli ingredienti: 450 g di riso già lavato. Se non sapete come lavarlo, guardate questo video, lo lascio in descrizione. 200 g di funghi pioppini, 40 g di carota tagliata così, 15 ml di mirin, 15 ml di salsa di soia, 2 g di sale, 600 ml di dashi, il brodo giapponese. Anche questo, se volete sapere come fare, guardate questo video, lo lascio in descrizione anche. E 200 g di cosce di pollo. Con questa ricetta non dovete mettere la carne per forza, oppure anche potete cambiare la carne. Adesso prepariamo. Adesso cuciniamo solo il pollo e funghi. Mettiamo l'olio nella padella. Io userò quello olio di sesamo. Voi potete usare quello che volete. Accendiamo il fuoco. La fiamma media. Mettiamo il pollo. Metà cottura aggiungiamo i funghi. Aggiungiamo il sale. Quando il pollo sarà ben cotto, spegniamo il fuoco. Adesso cuciniamo. Mettiamo il riso dentro la pentola. E mettiamo dashi. Aggiungiamo salsa di soia, mirin e mischiamo. Qui sopra mettiamo la carota. E il pollo e funghi. Distribuitelo uniformemente. Mi raccomando, però non mischiate, altrimenti il riso non cucina bene. Adesso copriamo. Accendiamo il fuoco. La fiamma è un po' bassa di media. Cuciniamo finché inizierà a bollire. Circa 10 minuti. Quando inizierà a bollire così, passiamo la fiamma. La fiamma bassissima. Così lasciamo circa 10 minuti. Ma mi raccomando, da qui non dovete aprire il coperchio. 10 minuti sono passati. Spegniamo il fuoco. Così lasciate circa 10 minuti. Non aprite il coperchio, mi raccomando. Sono passati 10 minuti. Adesso vediamo. Sembra buonissimo. Ok, impiattiamo. いただきます。ボンプロフーマ。Come sempre, sembra buonissimo, eh? Proprio buono.
È saporito, però molto delicato. In realtà spesso noi lo cuciniamo, però con il cuoceriso. Spesso facciamo gli onigiri con questo riso, è buonissimo, e li portiamo quando facciamo un giro. Questo è anche perfetto per portare al lavoro o anche a scuola. Quindi provatelo. Adesso mangio tutto. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche ogni venerdì uscirà la nuova ricetta giapponese, quindi aspettatelo. Anche c'è la playlist, la lascio in descrizione. Ok, grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!